dovevo delle spiegazioni, volevo ricostruire quello che è stato il percorso in questi giorni, che hanno visto la mia estromissione dalla lista del Partito Democratico. Prima di tutto consentitemi di ringraziare la lista Dalvero, i promotori della lista Dalvero su base regionale, che ho avuto a che fare con l'onorevole Michele Ragusa, con Stefano Buono, consigliere comunale di Napoli, e con l'amico di sempre di tante battaglie, Gianluca Festa. Ma come siamo arrivati? Lo vorrei ricostruire. Ho letto un po' di dichiarazioni in questi giorni molto risibili per quanto mi riguarda. Era doveroso da parte mia fare delle precisazioni. Innanzitutto le ho fatte prima nelle varie interviste che ho rilasciato, ma era doveroso farla a tutti quanti voi, agli amici di sempre, a quelli che mi hanno sostenuto, ai tanti amministratori che credono in noi e per la tanta disinformazione che si sta facendo in questi giorni, perché è iniziato un vero e proprio sciacallaggio nei miei confronti, anche sui territori. Si chiamano sindaci, amministratori, dicendo che lo votate a fare perché lui sicuramente non sarà eletto. Voglio sgombrare il campo anche da questo equivoco. Prima di tutto, la lista Dalvero è una lista civica a sostegno del governatore De Luca. Quindi io non avevo bisogno, così come altri, di deroghe. Nessuno mi ha avvisato che ero stato escluso dalla lista del Partito Democratico, neanche una telefonata, ma del partito ci occuperemo il 22 settembre, perché io resto convintamente nel Partito Democratico insieme a tutti i nostri amici, ma non nel Partito Democratico irpino, non in questo Partito Democratico che porta avanti queste idee e che ha questi modi di agire. Forse nella storia repubblicana non c'è mai stato un episodio del genere, non si è mai registrato. Io ho ricevuto testimonianze, telefonate di solidarietà nei miei confronti dai vertici nazionali, che ringrazio tutti, perché sono intervenuti davvero tutti per tutelare la mia persona, dal segretario nazionale Zingaretti al coordinatore Nicola Oddati, al vice segretario nazionale vicario Andrea Orlando. A loro devo un grazie, veramente dico, a Graziano Del Rio, cui mi lega un particolare rapporto di amicizia e di stima personale, e presidente del gruppo dei parlamentari della Camera. Ma questo non è servito a nulla, perché c'è stata una levata di scudi, diciamo un blocco organizzato per tra virgolette farmi fuori, ma non ci sono riusciti, perché appunto abbiamo avuto la disponibilità del gruppo Dalvero, che eleggerà in Regione Campania sicuramente un consigliere regionale. Io spero che questo consigliere possa essere io. Sono molto convinto che questo possa accadere, anzi spero, auspico fortemente che possiamo raggiungere anche l'elezione del secondo consigliere, cosa fattibile. Ovviamente però ci sono dei messaggi chiari da dare all'esterno, messaggi che ho dato appunto nelle interviste che ho rilasciato poc'anzi alla stampa. Bisogna far capire sui territori che noi ce la stiamo giocando, che ce la possiamo fare a vincere questa ennesima battaglia di libertà, perché quello che è stato consumato nei miei confronti è un atto vile, è un atto che non deve più ripetersi, e sono convinto che dal 23 settembre spazzeremo via da questa terra simili comportamenti, soprattutto all'interno del Partito Democratico. La nostra sarà appunto una battaglia di libertà unica, perché sarà quella definitiva, dopo l'affermazione alla provincia, dopo quella alle amministrative di Avellino, il colpo di grazia per un vecchio sistema che ormai non deve più nulla al territorio, perché ha deperdato questo territorio, quindi sono tanti danni che hanno lasciato. E ve lo dice uno che batte il territorio lungo il largo, ci sono comunità che ormai hanno una disaffezione totale nei confronti della politica. Oggi corro con una lista che parla di sociale, parla di sostenibilità, diritti, animali e ambiente, bene comune. Non sono questi i principi su cui si fondava il PD,
Allora, tutti dovremmo dire che noi siamo il PD alternativo, saremo la scelta di quelle persone che vogliono credere in un progetto e non una casta. Però dovevo ricordare un po' quello che è stato, quello che è successo negli ultimi 2 anni, partendo dall'elezione, dal congresso del 2018, il congresso farsa, e non lo dico io che è stato un congresso farsa, lo dicono poi le sentenze dei tribunali, sentenze scaturite da ricorsi presentati da attuali componenti della lista del Partito Democratico, che puntano anche il dito. Io sinceramente auguro a loro di fare una buona campagna elettorale parlando dei problemi del territorio. A me sinceramente le pieghe non interessano. Io penso a quello che deve essere lo sviluppo del nostro territorio, e su quello concentro la mia attenzione in questo mese di campagna elettorale. Però bisogna ricordare un po' la storia, perché leggo molte notizie che non sono reali. Nel 2018 noi non partecipavamo come componente riconducibile all'onorevole De Caro al congresso, perché era stata falsata, per quanto ci riguarda, la platea degli iscritti. Però partecipavamo in modo importante alla compilazione delle liste per le amministrative del 2018 a sostegno del candidato del Lopez. Lo facemmo in modo determinante, perché senza di noi non avrebbero mai fatto la lista del Partito Democratico. Io risultai di essere anche più votato, però per te, vi ricorderete tutti, Andra Zoppa, il sindaco Ciampi. Nei 6 mesi di attività dell'amministrazione Ciampi costruimmo un percorso di riavvicinamento al partito, tant'è che formulammo insieme alle varie anime del Partito Democratico Provinciale anche la lista per le provinciali, e arrivammo anche a una soluzione condivisa per la candidatura Pecari. Decidemmo di coinvolgere il sindaco di Aiello, Ernesto Urciulli, però poi di notte cambiarono, sempre con le stesse logiche che mi hanno penalizzato, il nome del candidato, e visto che, così come in questa circostanza, anche in quella circostanza, io non ci sto mai soccorso, decidemmo, insieme a Gianluca Festa, di partecipare sotto il simbolo del PD con i nostri candidati, tant'è che ne leggiamo 3 su 4, che siamo stati determinati anche in quella circostanza. Però decidiamo di fare una cosa diversa, di condividere un progetto, un programma per Virginia con l'altro candidato. Dopo aver registrato appunto la vittoria della provincia, cercavo per l'ennesima volta di riavvicinarci al partito e di dare un contributo per le elezioni amministrative della città di Velletri nel 2019. Quindi chiedevo, come di regola statutaria, le primarie per la scelta del sindaco. Primarie che ci furono negate, e addirittura fu imposto, con tanto di benedizione dell'allora vice segretario nazionale, attuale ministro delle infrastrutture, fu imposto il nome di un candidato che 6 mesi prima aveva appoggiato il Movimento 5 Stelle. Allora lì l'ennesima battaglia di libertà. Insieme io, Gianluca e l'onorevole D'Agostino decidemmo di raggruppare un patto civico, formare un patto civico appunto, e di sfidare tutta la vecchia nomenclatura del Partito Democratico Irpino, ma con tanto di rispetto, perché personalmente non rinnego la mia storia, e devo tanto a loro. Ho costruito un percorso negli anni, certamente non sempre sono stati al mio fianco, però io rispetto la storia di questo territorio, nel bene e nel male. E quindi decidemmo di andarcela a giocare contro il partito, contro quella parte di partito che aveva imposto regole diverse da quelle del Partito Democratico. E anche lì vincevo. Da allora non c'è stata la possibilità di incontrarci, perché fu commissariato il partito, e avevo manifestato insieme a tanti amministratori, a tanti amici, la possibilità appunto di concorrere nella lista del Partito Democratico alle regionali, anche perché lo vedevo come la possibilità di ritrovare l'unità del partito,
perché così tutte le sensibilità potevano essere rappresentate all'interno del partito. E c'era stata la massima condivisione anche a livello romano. Più volte mi sono incontrato con il vice segretario nazionale e lì ho preso anche delle notizie strane che giungevano dal territorio. Però ho registrato queste cose e sono andato avanti. Ho fatto i miei incontri, le rassicurazioni anche del commissario, Cinna, le trattative con Salerno e con Napoli, e siamo arrivati appunto poi alla strana estromissione che ho preso a 24 ore dalla consegna delle liste. Noi senza demordere siamo andati avanti, abbiamo chiesto agibilità nelle varie liste, ma nessuno voleva confrontarsi perché, non so per quale motivo, ero temuto dal punto di vista elettorale, quindi tutti cercavano di creare blocchi per non farmi inserire all'interno delle liste. Abbiamo registrato questa indisponibilità generale e abbiamo puntato appunto sulla lista davvero, che ripeto, sicuramente eleggerà un minimo un consigliere regionale, e puntiamo che questo consigliere sia il sottoscritto. Oggi sono qui per dirvi che possono attaccare lui, ma non i suoi temi. Questa non è la mia campagna elettorale, questa è la campagna elettorale di chi non abbassa la testa, di chi non vuole essere commissariato, di chi vuole riprendersi il proprio territorio e liberarlo da logiche antiche. Faremo una campagna elettorale parlando di idee, senza puntare il dito verso nessuno. Partito Democratico, ci occuperemo dal 23 settembre in poi. Grazie a tutti.